Panza le chiede, nelle gare che contano contro avversari sulla carta più forti o provenienti da lunghe strisce positive, il Catanzaro ha sempre sfoderato grandi prestazioni dimostrandosi prima di tutto un gruppo molto coeso. Su quale aspetto ha lavorato maggiormente per ottenere questo risultato? Oggi noi siamo stati. Oggi non era semplice innanzitutto, era molto difficile. Ripeto, alla vigilia ho detto che incontravamo una squadra che stava bene fisicamente, che stava bene a livello di entusiasmo, veniva da 6 vittorie consecutive, di cui 5 fuori casa e una in casa. 8 vittorie consecutive fuori casa, è una squadra che con i numeri, anche a livello realizzativo, sui gol che hanno preso, è una squadra. È molto importante e la partita lo ha dimostrato. Noi abbiamo pagato un po' inizialmente, soprattutto nel primo tempo, un po' di stanchezza per quanto riguarda la partita di domenica con il Catania, perché abbiamo riproposto la stessa formazione, gioco forza più che altro, e un po' abbiamo pagato in brillantezza. Poi nel secondo tempo invece questa leggera stanchezza si è trasformata in reattività e siamo stati meglio con le gambe, più reattivi, più brillanti. Abbiamo tenuto bene il campo, non era facile. Questa squadra riesce a evidenziare le problematiche della partita e affrontarle sempre con il giusto piglio. Sempre Panza le chiede, non ci sono dubbi sull'identità del Catanzaro? Crede che ci siano ulteriori margini di miglioramento e se sì, quali? Ma noi c'è sempre da migliorare, c'è sempre da migliorare. La cosa che mi tengo stretta in questo momento è quella cosa che ho detto prima, è che tutte le partite di ogni campionato, tutte le squadre hanno delle difficoltà, sia in un lungo medio periodo che nella stessa partita. Questa squadra in questo momento ogni difficoltà che gli si viene prospettata davanti riesce a superarla e quindi questo è il merito soprattutto dei ragazzi che hanno una voglia incredibile di superare le avversità, hanno una voglia incredibile di gruppo, di uscirne fuori. È una cosa importante anche da non sottovalutare che ho sentito parlare molto di grinta, di compattezza, di spirito di gruppo, cosa che per me è la base in una squadra di calcio, la base dei successi di una stagione, però non tralasciamo che questi ragazzi a livello tattico si stanno muovendo bene, a livello di geometria si stanno muovendo bene, a livello di attenzione, a livello di organizzazione, oggi sono quasi impeccabili. E un'ultima domanda, Mardente, la posizione avanzata di Carlino è una posizione tattica che pensa di riproporre o lo sta usando in questo modo per farlo rifiatare? No, a me risulta che Carlini faccia questo ruolo da Palermo. Dalla partita fuori casa col Palermo, dove evidenziamo a livello tattico un arretramento di Di Massimo e un avanzamento di Carlini. Attuo per far fare meno chilometraggio a Carlini, non perché lui non lo potesse fare, ma per tenerlo anche più brillante sotto porta e per evitare a Di Massimo di cadere spesso nel tranello del fuorigioco, perché giocando molto avanzato era quasi sempre in linea con i difensori avversari e magari costringendolo a allargarsi in ampiezza, costringendolo a giocare in spazi dove lui può anche prendere la palla sui piedi e puntare, avremmo tirato fuori il meglio di questo ragazzo. Di questa situazione ne ha giovato tutta la squadra. Spero di aver capito bene la domanda, perché le domande di Mardetta ogni tanto non le capisco bene, però penso che si voglia soffermare su questo. E per il resto, devo fare soltanto i complimenti ai ragazzi, alla squadra, perché 11 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi nei giorni di ritorno sono veramente tante. È merito dei ragazzi. Stiamo facendo qualcosa di straordinario in questo momento, anche se io penso che la continuità che abbiamo avuto anche nel girone d'andata ci permette di poter dire la nostra fino all'ultima 2 partite, anche per il secondo posto. Non ce l'aspettavamo e siamo andati anche oltre le più rose aspettative e non ci accontentiamo perché vogliamo fare sempre meglio.